ecco che Pantani incomincia quella progressione che avevamo a lungo attesa. Vedete una che caduta lo aveva costretto al ritiro, al giro, sembrava lo costringesse anche a un prematuro ritiro al Tour. Lo abbiamo visto cambiare rapporto ed eccolo là, finalmente il Pantani che attendevamo, il Pantani che tutti ci aspettavano, il Pantani all'attacco. Stavo dicendo, avete visto che dietro il gruppo di Indurain, cioè i suoi uomini di Indurain, non si sono neanche mossi, hanno lasciato fare, anche perché Pantani ha un ritardo in classifica di 14 minuti, quindi non è nelle mire di Indurain, quindi gli sta dando corda, lo lascia fare. Indurain verrà su con la sua, direi ancora, sua squadra. Ed ecco che raggiunge Super Avona, è già nella scia del gruppo degli... Comunque dicevo, la lieta sorpresa per il Tour, perché il Tour ha bisogno di un uomo come Pantani, ha bisogno in salita che dia la scossa, che dia scombussolamento al Tour, perché in fondo ieri Indurain aveva dimostrato di tenerlo col manti in pugno, che Pantani certamente non credo che possa sconvolgere la classifica e mettere Indurain le corde, però credo che questo sia quello che dà l'entusiasmare. Attenzione! Pantani solo. Pantani con uno scatto secco ha avuto ragione anche della resistenza del bravissimo Ivan Gotti, e ora Pantani vola verso il titolo traguardo. L'Alpe d'Huez. Pantani che ormai è arrivato agli ultimi 500 metri, sta andando molto forte, devo dire che ieri ero un po' arrabbiato con lui perché da salito come arrivare alla Plank. Ecco Gotti che completa il successo. Avrei voluto vedere un Pantani diverso e oggi mi ha accontentato, mi soddisfa questa sua scalata. Ho capito all'inizio, di prima di arrivare qua all'Alpe d'Huez, quando ha messo davanti la sua squadra che voleva fare la tappa, quindi questo è veramente un corridore che ritorna ad essere il Pantani dello scorso anno del Giro del Tour. Ed ecco organizzatissimo il rettilineo d'arrivo con Marco Pantani che ormai si avvicina al trionfo, il primo trionfo di questa sfortunatissima stagione. Ha sbagliato strada in quel punto, evidentemente un errore tipico che si addice agli italiani. Riscatta fortuna che era solo. Per fortuna che era solo. Ed eccolo là, scattare ancora. Splendida questa azione di Marco Pantani. Marco Pantani che può alzare il braccio, vince.